Stavamo parlando del livello mentale numero 5, quindi avete capito che è una questione di particelle sempre più delicate. Ogni livello presenta delle particelle sempre più delicate che sono mentali però. Poi ci sono le sette emozionali e le sette fisiche. L'unico modo per entrare e per maneggiare questi livelli è la consapevolezza e l'evoluzione. Quindi la via larga. Avete capito? A posto di cacci in culo, a posto di incarnazioni sprecate, IS, incarnazioni sprecate. A forza di incarnazioni sprecate, a forza. Potrei anche spiegare come funziona, però accontentatevi che la via larga funziona, alla lunga funziona. Cioè, tra 1 miliardo di anni sarete un po' più intelligenti, 1 miliardo di anni. Nella via larga, poi voi avete deciso di prendere la via stretta, allora le cose. Avete capito che non c'è niente da fare. Quando questo materiale intorno a voi adesso, anche il settimo, piano divino, più delicato, è qua intorno a noi. Però fino a quando la nostra anima non ha la capacità di toccarlo, non esiste. E il problema che non esiste è la principale ragione della persecuzione planetaria. Perché arriva un essere umano che ha aperto su dei piani di comprensione che gli altri non vedono. Non vedono. Per cui quello che dice quella persona non ha senso. Mette a disagio le persone perché percepiscono che l'altro è un pazzo. Capite? E quindi sapete come funziona, fino a un certo livello le persone si arrabbiano. Perché capiscono da qualche parte che non hanno accesso a quel mondo e la personalità si ribella, la personalità, e quindi dobbiamo spaccare, rovinare, distruggere colui che ha portato un messaggio che arriva dai piani superiori per metterci la coscienza in pace, la coscienza del piano terrestre. Vedete, è sempre così. E questo è necessario, svegliarsi, uscire da questo circolo vizioso. Se no, ritorna Gesù e lo rimettiamo di nuovo in croce. Il meccanismo è questo. Adesso cominciate a capire come funziona. Non lo capiamo. Quello che dice ci disturba, ci sconvolge interiormente. Non riusciamo a sopportare il suo fuoco, la sua forza. Però, nonostante tutto, una parte dei persecutori percepisce quella forza. Cioè l'anima del persecutore percepisce la forza, ma non è ancora in grado di capirlo. Quell'anima la percepisce, ma non sa ancora come interagire. Per cui bisogna distruggere, vabbè, avete capito, è che ci vogliono tutti i giorni. Allora, quando io parlo a voi, cosa accade? O ho qualcosa da dirvi o non ho niente da dirvi. O aria fritta, e allora vabbè, prendo qualche cosa dal piano numero 4, rifletto su qualcosa, mi fate una domanda, io rifletto e vi rispondo. E questo è il livello numero 4. Oppure ho accesso a questo piano numero 5, capite? Vedete che c'è un abisso, anche se i numeri sono vicini, c'è un abisso tra un piano e l'altro. Vi rendete conto di questo? Ammettiamo che abbia accesso a questo mondo numero 5, ammettiamo che sia così. Quindi cosa devo fare? Mi fate una domanda, dopo vi spiego come funziona, però io c'è qualcosa lì sul piano numero 5 che vibra, ho accesso a questo materiale delicato, lo degrado. Lo porto a livello numero 4 affinché sia accessibile alle vostre orecchie. Però mentre parlo a livello numero 4, ma nello stesso tempo parlo a livello numero 5. Ammettiamo che sia così, però almeno capite come funzionano le cose. Se fosse così, voi state percependo due cose insieme. Con la parte, diciamo così, quella sveglia, così, percepite delle parole. Ma con un'altra parte voi percepite il contenuto, il fuoco che queste parole contengono. Percepite tutte e due queste cose. Come si fa a sapere? Beh, non è così difficile. È perché si percepisce a un certo punto che c'è qualcosa. Che c'è qualcosa perché vi sentite cambiare dentro, vi sentite, c'è qualcosa che si modifica, no? Quello che dicevi tu stamattina. C'è qualcosa che si deposita, non è così. C'è questa sensazione familiare, c'è questa sensazione, cioè, di trovarsi in famiglia. Di riconoscere quello che viene detto. Questo parte dall'anima, non parte dal cervello. Questa cosa l'ho già sentita dal 1933, capito? Questo non è riconoscere qualcosa, questo è farlo care ancora una volta. Si riconosce
animicamente, questa cosa la percepite bene, riconoscete, sentite, c'è qualcosa di familiare, però che ancora non è definito. E il fatto che non sia definito è un grande vantaggio. Però bisogna abituarsi a vivere in quel indefinito. Capito? Ripeto, io parlo con voi a due livelli, come minimo due livelli. Voi percepite con facilità il livello numero 4, cioè le parole che sto con facilità, insomma, bisogna anche mettersi d'accordo sul linguaggio, anche lì c'è un lavoro da fare, chiaramente, no? Che è importantissimo da fare, perché se non si capisce già a livello 4, capito? La parte discorsiva, hai voglia, poi si entra nella confusione. Però c'è questo livello 4, va messo a punto, e questo è un lavoro prezioso, che comunque il livello 4, quello della riflessione, è proprio quello che è al contatto con il livello meditativo dell'ascolto, vi ricordate, quindi è importante. Quindi nello stesso tempo io vi sto parlando su due livelli diversi, quello 4 e quello 5. O voi siete, la vostra anima è già così preparata, così evoluta da percepire il livello numero 5, allora in quel caso cosa succede? Succede che non ho più bisogno di parlare. Avete presente, fisicamente per esempio, ci si abbraccia, perché? Perché è bello abbracciarsi, no? E nell'abbraccio non è che sia solo una cosa così di utilità, dire, oh, ti abbraccio, cioè non so cosa fare. L'abbraccio è bello, c'è uno scambio. E anche questo abbraccio, quanti livelli ha un abbraccio? È un genio, io lo tengo qua, perché è veramente un genio. Lui risponde a tutte le mie domande perfettamente, bravissimo, dai. Così. Anche l'abbraccio ha 7 livelli, no? Potremmo fare un esercizio di 7 livelli dell'abbraccio. Uno per esempio consiste anche nel... Questo è il livello 1. Non è così che l'abbraccio, non è una meraviglia, eh? Perché ci sono dei livelli pazzeschi. Allora, adesso, vedete che io vi dico delle battute e poi vi sparo sul piano spirituale. E cioè, mi fate una domanda. Ho la mia materia mentale del livello numero 5 che crea un ologramma, eccolo qua. Se voi siete, la vostra anima è in grado di maneggiare i materiali così, ci abbracciamo, non fisicamente, vedete? Tu sei lì, mi abbracci e questo abbraccio, che sarebbe una connessione, poi che sarebbe un sentimento amoroso, no? Amorevole, di ammirazione, di devozione, no? Questa cosa, è come se fosse un abbraccio, in quel momento questo ologramma si sposta nel tuo mondo. E in quell'ologramma poi tu lo leggi. Hai capito come funziona? Beh, ricomincio da capo. Ma sì, dai, faccio. Mi fate una bellissima, una cosa, un mondo. Ed è il nostro mondo, però non siamo ancora, non, capite? Non abbiamo ancora capacità. Primo bisogna spiegarlo, perché sennò... Poi una volta spiegato che voi capite che sto parlando di cose reali, che non sto parlando di farlocchieria, non si può non percepire che quello che sto dicendo è una realtà. Basta solo usare l'analogia per dire, boh, se sono a livello 4 ci sarà un livello 5, un livello 6. Basta solo l'analogia, non è che bisogna essere dei geni per questa cosa. Vi sto spiegando come funziona. Mi fai una domanda, questa domanda crea in me qualche cosa, la risposta è già lì. Poi ci metto 2 ore a spiegarla, però capite bene che è già lì, no? Non è che dico adesso cosa dirò, cosa non dirò, cioè, c'è tutto lì. Poi il mio lavoro consiste in base. Allora, ricominciamo da qui. Qualcuno mi fa una domanda. Si crea un ologramma. Questo ologramma che si crea è un misto tra ciò che mi suscita quella domanda e tutta la vostra devozione, il vostro interesse e la vostra volontà di apprendimento. Quindi ognuno di voi partecipa concretamente alla costruzione di questo ologramma. Ognuno di voi, nessuno escluso. Se ci fosse tra di voi qualcuno che è venuto per dire cosa fa mia moglie la domenica, per esempio, che è lì che dice, anche questa cosa contribuisce, cioè, tutti voi contribuite a creare questo ologramma. Ciò vuol dire che poi, una volta che l'ologramma si crea istantaneamente, basta che voi, perché facciamo un minuto di silenzio all'inizio? Perché questo ci connettiamo insieme, questo è l'obiettivo. Poi ognuno di noi si connette in un modo più profondo,
quanti sono i livelli di profondità di connessione? 8. 8. Fantastico. Allora, funziona, avete capito come funziona? Quindi, arrivo qua, mi siedo, cerco di connettermi, non ho bisogno di fare niente. È così, connessione arriva. Poi, di cosa parliamo oggi? Sapete che potrebbe essere qualunque cosa. Quindi, qualunque POF arriva e crea un ologramma. Questo ologramma si crea istantaneamente. Poi, ci guardiamo negli occhi, ci sorridiamo. Vedete, noi pensiamo che guardarci negli occhi e sorriderci sia una cosa così. E invece crea dei mondi. Il guardarsi e sorridersi, toccarsi, crea dei mondi. Sto dicendo cose strane. Sto dicendo cose che poi leggete sui libri voi, leggete sui libri. Che sono i mondi magici, vero? Mondi magici. No, vi sto spiegando come funziona. Quindi mi siedo qua, voi mi guardate, mi volete bene, insomma, fate qualcuno e io voglio bene a voi, perché se non c'è un rapporto amoroso non succede niente, questo l'avete imparato. Se non c'è innamoramento non succede niente. Che non significa ancora una volta innamoramento per la persona, ma significa uno stato di innamoramento. Per esempio potrebbe essere il desiderio di apprendere. Il desiderio di apprendere è oro puro, il desiderio di apprendere. È l'anima che vuole apprendere. Capite? Quindi basta questo, vi sedete lì e dite oggi voglio imparare qualcosa, che bello il suo intervento quando dice ieri ho percepito questa cosa e ha fatto questa sintesi, no? E avrebbe anche, se non parlava, il suo stato d'animo, il suo essere, vedete? Lui ha espresso, ricordate? Ha detto poche una frase, ha detto. Però dovete ben capire che se questa frase ha toccato il suo cuore, prima di fare la frase fisica, c'è un mondo dentro. Vedete cos'è la telepatia? Prima che la frase fisica esca, c'è il suo cuore che vibra con quella goccia, con quella perla che lui ha aggiunto nella giornata di ieri. E quella perla, quella goccia, sta con lui per l'eternità. È il famoso tesoro di cui parla Gesù. Lì dove è il vostro cuore, lì è il vostro tesoro. Come si fanno a commuoversi? Ma lei capite queste frasi come sono queste sconvolgenti? Lo sentite? Lì dove è il tuo cuore e il tuo tesoro. Poi noi lo leggiamo e diciamo che bello, però non lo senti, non lo senti. Mi piacerebbe prendervi, guardarvi negli occhi uno a uno e dire ma non lo prendi per il cuore, ma non lo sento però. ma non ti rendi conto? Non ti rendi conto? Ma è bello, lì dove è il tuo cuore e il tuo tesoro, ed è proprio così, queste perle si depositano proprio lì. Sono parole che non sono parole filosofiche, sono matematica, no? Equazioni, l'algebra, la matematica, lì dove è il tuo cuore e il tuo tesoro. Basta, Gesù, ho capito tutto per oggi, vedete, puoi smettere per oggi, perché oggi mi hai cambiato la vita. Con questa frase mi hai cambiato la vita, perché mi hai fatto capire che il centro del mio essere è il mio cuore e non il mio farroccare mentale. Non basta questo. Poi immaginate Gesù che vi guarda negli occhi. Intanto voglio fare una piccola parentesi per togliere un po' questa atmosfera. Adesso stanno cercando, vi sarete accorti, di distruggere ogni forma di cristianesimo, il cristianesimo in tutti i suoi aspetti. E vorrei fare una serie di incontri solo su questo, dedicati a tutti gli aspetti che gli oscuri, che i dementi, su cui loro lavorano per distruggere il cristianesimo. Perché il cristianesimo è il più grande nemico che loro hanno, il buddismo naturalmente, adesso però capite quello che voglio dire. E quindi da tempo, da 2000 anni, cercano di distruggere. E in questa distruzione c'è lo sminuire, portare l'ottava bassa, tutto quello che è l'insegnamento evangelico. E vi state accorgendo che così stanno distruggendo i riti, sono entrato l'altro ieri in una chiesa, io senza acqua benedetta, mi dispiace, ma non è una chiesa, ci devo entrare, non posso trovare la mucchina in sto cazzo di affare quando entro, mi dispiace, anche voi so che è così, non potete entrare in una chiesa e darvi una botte di ammucchina, però
Ma capite, no? Ma capite come stanno lavorando questi dementi? E pensate che c'è qualcuno che entra in chiesa, che bello, c'è la mucchina. Ma che bello, che bella idea che ha avuto il parroco, che ci ha messo la mucchina. E la mucchina è la sostanza che rappresenta la morte. Stiamo parlando di immortalità. Mentre l'acqua benedetta rappresenta la vita, perché è su un altro piano. Entriamo in chiesa perché abbiamo bisogno di innalzare il nostro animo, non di lavarci le mani con la mucchina. Che cosa vuol dire? Mi vengono persino le parolacce, mi viene da dire, ma che cazzo è sta cosa? Ogni tanto anche queste parolacce fanno parte dell'ologramma. Nel mio ologramma c'è pieno di bestemmie. Sì. Sembrano tutte battute queste, invece ogni parola ha il suo posto. Perché vi faccio ridere ogni tanto? Perché si aprono delle porte. Vabbè, lasciamo stare. Vedete, ognuno di questi piccoli particolari è un mondo a sé dove si creano delle cose. Questo vi voglio dare questa sensazione che la vita è ricca e noi viviamo sempre scatolati in qualche cosa. Vediamo sempre le solite cose, invece la vita è... La capacità che abbiamo di percepire quello che abbiamo intorno è infinita, infinita. Che è una parola che ci fa paura, perché diciamo, cavolo, ma quanto c'è da vedere, quanto c'è da imparare, quanto c'è da capire. E che bello se riesco a dare questa sensazione. Eravamo arrivati allora a questo ologramma che si crea. E ognuno di voi crea questo ologramma continuamente. Perché la definizione della logica spirituale sulla parola intuizione è molto precisa. Ve la ricordate? La definizione nella logica spirituale della parola intuizione. Vabbè, la dico io. Mi piace però che voi studiate. Mi piace, lo so, sai, ma voi siete 30 anni che mi seguite, facile. La definizione di intuizione è questa, è un qualche cosa, che è una specie di cosa, che si riceve, che non è mai stata, che non esiste sul pianeta. Questa è un'intuizione. L'intuizione è un qualche cosa che non è mai stato detto, mai stato fatto, mai stato dipinto, nulla. Questa è la definizione di intuizione, che è una definizione estremamente interessante. Perché è molto interessante? Perché se voi vi chiedete qual è la differenza tra l'aria fritta e il mondo intuitivo, visto che vogliamo tutti entrare nel mondo intuitivo, la definizione vi spalanca un mondo. Perché ognuno di voi si può chiedere, quello che io dico non è mai esistito sul pianeta. Non è interessante? Eh? Non trovate interessante? Cioè, voi parlate, dite, sta cosa l'ha già detta qualcuno. Non sto parlando delle parole, eh? Quando si mangia, quello che abbiamo detto. Ma capite? È il contenuto spirituale di qualcosa che non è ancora arrivato sulla Terra. Insomma, è uguale a MC al quadrato, beh, è evidente che è arrivato in testa a qualcuno. O no, è un esempio sciocco, però insomma, quando lui ha espresso questa legge della relatività, senza andare a sindacare o indagare, però cioè, non c'è niente da dire. Noi non possiamo che renderci conto, accettare questa intuizione e lavorarci su, semmai, è una bella cosa. Però non c'è dubbio che siano le intuizioni che portano avanti la civiltà e non l'aria fritta, questo è evidente. Quindi anche in un quadro ci sono delle intuizioni che si incarnano, e quando c'è un'intuizione, qual è l'arte oggettiva? E cioè c'è qualcosa in quel quadro che non è mai stato dipinto. Capite? No? Poi vi ho detto, farò il corso in luglio-agosto sull'arte oggettiva, in cui parlerò proprio di questo. Prendiamo un quadro e vediamo cosa c'è che non è mai... L'anno scorso mi ricordo di aver parlato della seggiola di Van Gogh. Voi mi dite, boh, cosa c'è di nuovo in una seggiola? È giusto. Però vedete la mente. Cosa, cioè, capirai, una seggiola. No, quella seggiola lì, in quel modo lì, con quei colori lì, con quel giallo pazzesco che sembra che lo usasse solo lui, quel giallo lì. Non so dove lo tirava, ci sputava dentro, non so cosa faceva. Perché gli artisti sono così. Hanno una ricerca, come per esempio Patrizio, che dedica ore e ore alla ricerca del suono. Che uno potrebbe dire, boh, accendo il tasto, schiaccio e chi se ne frega. No, il suono deve essere perfetto, perfetto.
E quando voi ascoltate un brano di Patrizio, c'è dentro anche quella ricerca. Infatti ogni tanto lui lo dice, dice guardate che qua ci sono 30 anni di ricerca. Però bisogna capire cosa vuol dire, perché queste ore passate alla ricerca, uno si mette lì, entra in uno stato meditativo, sente quel suono e quel suono gli apre dei mondi. E appena modifica quel suono si aprono altri mondi. E così questa ricchezza, questa è la soggettiva musicale, si aprono dei mondi particolari. Vedete? E in ogni composizione sua c'è, come dice, questa composizione l'ho fatta per voi, cosa va detto ieri? Per voi, anche se questa situazione non si era ancora creata. Vedete che bello? Lui parla poco, ma quelle cose qua, no? Qui, le poche cose che dice sono veramente miranti, a parte quando delira. Allora, Quando deliro copio Marco. Sì, certo. Sapete cosa dice lui? Ogni volta che mi prendi in giro ti succede qualcosa. Ma perché accade? Non è E colpa mia. accade, no, è colpa tua. Sei tu che mi fai delle sfide. Vedete questo intermezzo? Lo sentite? Che ha il suo senso? Che è perfetto? Perfetto per noi, eh. Vedete? Una battuta come va dritta, come permette all'interno di prendersi meno sul serio. E mentre noi ridiamo, quando ridiamo cosa accade? La nostra anima è presente e la nostra anima sta elaborando. E quando ridiamo insieme cosa accade? Non nasce un sentimento di fratellanza. Non è bello ridere insieme. Vedete come funziona il mondo? Però se non c'è qualcuno che ce lo spiega, cosa facciamo? Ridiamo ed è finita lì. Vedete come funziona? Poi lo so che voi sapete che lui sa, che l'altro sa, lo so. Capite cosa voglio dire? Sapete che ogni cosa è importante. Poi leggete su un libro, ogni cosa è sacra. Non l'avete letto da qualche parte. E che vi piace tanto questa cosa, che bello. Leggete un libro, ogni atto è sacro, ogni respiro è sacro, ogni foglia è sacra, foglia è sacra. E a voi piace tanto questa cosa, vero? Vi piace, vi muove qualcosa. Vi sto parlando, vi sto spiegando perché vi tocca questa frase. Anche se è una frase campata per aria, come quella di prima. Allora, ritorniamo all'aspetto pratico, come funziona. Allora, voi siete qua, io mi siedo, si crea questo ologramma. Questo ologramma appartiene al piano intuitivo. Quindi avete capito, adesso vi ho dato la definizione. Ciò vuol dire che quello che arriva è sempre nuovo. Si riconosce il fatto che sia un pensiero intuitivo da quando è nuovo. Essere nuovo non significa che, vi faccio un esempio che capite bene. Beethoven compone un brano per pianoforte, l'Appassionata. Ti piace l'Appassionata? Appassionata. Compone un brano. È intuizione? È pura intuizione. Lì è facile da vedere che crea qualche cosa che non è mai esistito, ma più facile di così. Ma anche un interprete può essere intuitivo, e cioè ci siede al pianoforte, ha la capacità di creare questo ologramma si collega, anche se vi sembra strano, con l'ologramma di Beethoven. Capito? La sua interpretazione è arte oggettiva, anche se sta suonando qualche cosa che non ha composto lui. Direttori d'orchestra, dei geni assoluti, Toscanini, von Karajan, non so chi conosce la musica classica, ma insomma, molti, ci sono delle differenze qualitative, sapete, capite quello che sto dicendo? Ci sono delle differenze qualitative tra gli esecutori, ci sono i pianisti che suonano bene, che sono bravi, che però sono, vabbè, sono pianisti, no? Però poi ci sono i geni. Però l'esecuzione, la tecnica si studia a scuola, quindi si può suonare lo stesso brano, eppure non è lo stesso brano. E per riconoscere questo, se è arte oggettiva, quindi quello interpreta quel brano e lo vedete quando qualcuno è veramente ispirato da quella cosa, perché lo si riconosce perché le mani sono la cosa meno importante. Cioè quando suono il pianoforte le mani sono
qualche cosa, ma loro sono altrove, vivono in un altro mondo, sono completamente connessi. Le mani cosa sono? Sono uno strumento, un istrumento di questa intuizione che eseguono, perché naturalmente ci vuole una preparazione, ci vuole uno studio, quello che dico a voi. Entriamo nell'intelligenza cardiaca, però studiate anche, un po' la stessa cosa. Perché vi dico questo? Perché quando vi parlo ci può essere qualcosa che non è mai stato detto, che capita abbastanza spesso, ma ci può essere anche qualcosa che è stato detto ma che viene interpretato. Per esempio, quando prendo una frase del Vangelo e cerco di interpretarla, è proprio un'interpretazione artistica, capite cosa voglio dire? Voi la frase "sono tutt'uno col Padre" la conoscete da mo', ma un certo tipo di interpretazione mi può lasciare, vi può, avete capito, dai, vi nutre, vi nutre. Allora, adesso ci arriviamo un po' a come funzionerà l'insegnamento del futuro. Vedete un po' la volta ci arriviamo. Avete capito questo abbraccio? Quando voi avrete la capacità di interagire con questo ologramma, ci scambiamo l'ologramma. Così come in un bacio ci scambiamo la saliva. Potremmo fare questo esercizio, per esempio, scambiarci la saliva. Che bello che siete contenti, che non è che c'è qualcuno che è terrorizzato da questa... Cioè, prendete la persona che avete di fianco e scambiate la saliva. A livello di ologramma, i baffi troppo lunghi. Sono i baffi che ti danno fastidio. Ma sono come anch'io, sono così. Non sono ancora illuminato. Io ho bisogno. Vabbè, adesso. Però non è così. Nel bacio, per esempio, cosa c'è nel bacio? Gesù non guariva con lo sputacchio? Sì o no? Sì, con lo sputacchio romano. No? Il cieco nato, come l'ha guarito? Gli ha sputato in una non è così? A dire la verità ha sputato su un po' di terra, poi gli ha spalmato sugli occhi, ma noi non è che abbiamo molto per sottili. Cosa ci indica questo? No? Divertendoci, noi capiamo questa cosa, che quando una persona è elevata nella sua coscienza, ogni parte del suo corpo è illuminata e può guarire. Le mani, il pisello anche. Facciamo così, ritirate quello, sapete, riavvolgete il nastro. Cioè, qualunque parte del corpo, tranne il pisello. Però vi rendete conto che ridendo e scherzando avete capito che anche nell'atto sessuale non imbattiamoci in questo discorso. No, no. Non imbattiamoci in questo discorso, ma la lampada di Aladino, è un ricettacolo di ricchezza. Da in fondo fate delle facce. La lampada di Aladino è un modo gentile per definire la... come si dice in un termine? La patata? La patata. Poi c'è lo zucchino. Ritorniamo alle cose serie.